Proprio in questi giorni, tradizionalmente dedicati agli auguri, in questi giorni in cui volge al termine un anno e sta per aprirsene uno nuovo, in questi giorni di pausa nei quali ciascuno cerca di trovare la serenità immergendosi nel mondo degli affetti e dei sentimenti, non possiamo non andare col pensiero, primi fra tutti, a coloro, e sono tanti, che vivono in difficoltà, a coloro uomini e donne che sono soli e per i quali le feste possono essere un motivo di più di amarezza. Ma il pensiero va più in generale al nostro paese, che esce da un anno durissimo, forse il più duro dal dopoguerra. La strage di Via Fani e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro rappresentano uno spartiacque, un fatto storico. E sarà la storia di domani a dire con tutta semplicità quello che tanti non hanno capito o che hanno cercato di occultare. Gli attacchi terroristici ed eversivi che hanno seminato lutti e dolori si sono andati intrecciando in una crisi economica e sociale profonda e strutturale che tuttora perdura. I segni di questa crisi sono evidenti e i limiti ormai sono diventati non più tollerabili nella scuola, delle strutture dello Stato, nella vita sociale, nell'ordine pubblico. Anche Firenze ha risentito di questa situazione grave. La città ha fatto fronte al terrorismo, che proprio in questi giorni si è fatto anche qui più aggressivo, con compattezza e senso di responsabilità. Ma la lotta per la difesa dell'ordine democratico si è assorbito tanta parte delle energie e dell'impegno delle istituzioni e dei luoghi di lavoro, dei partiti, dell'associazionismo, dei centri di vita culturale, non ha esaurito l'impegno per la soluzione dei problemi della città e dell'intera nazione. Nonostante tutto, si è lavorato, si è cercato di creare anche a Firenze le condizioni per uno sviluppo della vita cittadina e per migliorarne le condizioni generali di vita. L'impegno è stato quello di ampliare il ruolo produttivo della città e del territorio, di svilupparne le funzioni, di tendere a colmare gli squilibri esistenti fra centro e periferia, di migliorare le condizioni del suo tessuto edilizio ed urbano, di favorire la riqualificazione di settori tradizionali della vita economica. Su questa strada ci siamo mossi. A titolo indicativo, voglio ricordare che rispetto ad una previsione di intervento complessivo fatto nel 1976 per 160 miliardi di investimenti straordinari necessari per affrontare alcune questioni di fondo della vita della città, l'assetto del territorio, la cultura, l'ambiente, l'acquedotto, l'edilizia scolastica, la sanità, sono già stati assicurati finanziamenti per oltre 115 miliardi, di cui oltre la metà già investiti. Nel corso di questo ultimo anno la città ha vissuto momenti di vita intensa. Il Consiglio Comunale ha lavorato intensamente in questo anno, intervenendo sui problemi che via via si sono presentati, a volte anche in modo drammatico, lo ripeto. Il confronto fra le forze politiche ha registrato, insieme a momenti di vivace dibattito, anche punti di convergenza. Voglio qui ricordare che la Giunta Comunale ha tenuto nel 1978 110 sedute, il Consiglio sempre nel 78 42 volte si è riunito. Oltre 2000 sono stati i provvedimenti deliberati e approvati che hanno interessato piccole e grandi questioni della città. Un ruolo importante hanno svolto i consigli di quartiere. La loro realtà si è ben radicata, fu fra mille difficoltà nella vita di Firenze. Con le deleghe loro assegnate in alcuni settori importanti, patrimonio comunale, attività scolastiche, verde, impianti sportivi, biblioteche, culture, e che saranno operanti dal 1 gennaio, si apre una nuova e significativa fase del decentramento politico ed amministrativo e della trasformazione della macchina comunale. Altri problemi verranno a maturazione nei prossimi giorni: la revisione del piano regolatore di Firenze, il piano dei servizi e degli insediamenti produttivi, il piano intercomunale. All'attenzione del governo cittadino e del Consiglio Comunale vi saranno i problemi della casa,
dell'università, delle infrastrutture economiche, degli uffici giudiziari che dovremo affrontare in modo organico per tutto il 1979. Da talune inchieste è risultato che Firenze è una delle città più vivibili per le condizioni complessive di vita, condizioni generali, spirito di civile convivenza. Ma io amo ripeterlo, Firenze non è un'isola al riparo della crisi in cui si dibatte il paese. Anche qui si presentano in modo acuto i problemi dell'occupazione giovanile, del lavoro, della casa, dell'assistenza, dell'università. È vero, problemi di Firenze, ma che hanno dimensioni più generali, nazionali. Il 1979 dovrà segnare pertanto, io spero, una svolta nella vita del paese. I problemi antichi e recenti, i mali storici dell'Italia richiedono soluzioni non più dilazionabili. Sono i problemi, lo ripeto, dell'occupazione, della disoccupazione giovanile, del mezzogiorno, degli squilibri territoriali e sociali, della scuola, dell'università, dell'assistenza, ma anche delle ingiustizie e degli sprechi. È stato osservato che quando un'intera generazione rischia di restare priva di un rapporto di lavoro produttivo, lo stesso avvenire democratico di un paese viene messo in discussione. E i giovani senza lavoro sono oggi in Italia 840.000 su 1.658.000 unità senza lavoro. Per affrontare questi gravi problemi occorre, io ritengo, il massimo sforzo di ognuno e un'assunzione piena di responsabilità da parte di tutti, delle forze sociali e delle forze politiche, del mondo del lavoro, degli imprenditori, delle forze culturali, delle istituzioni. Anche la crescita ordinata e civile della nostra città, alla quale dobbiamo sentirci tutti impegnati, assumendo ciascuno nel campo della propria attività piena responsabilità, questa crescita, dicevo, è legata agli esiti della vicenda nazionale e alla capacità di operare per correggerne gli indirizzi economici e sociali, per risanare profondamente il Paese. Che il 1979 sia migliore del 1978. Questo è l'augurio più sincero che rivolgo a noi tutti, alla città di Firenze, all'Italia e al mondo intero. Sono lieto di approfittare della cortesia di Canale 48 per formulare ai fiorentini e ai toscani i più fervidi auguri per il 1979. Noi ci apprestiamo al prossimo anno con sentimenti di preoccupazione e insieme con la speranza che dopo tutto ciò che hanno sofferto le popolazioni, le famiglie, i cittadini della nostra regione e dell'intera collettività nazionale, il 1979 apra finalmente gli animi alla fiducia in un mondo diverso e migliore. Il 1978 ha visto la crisi economica trasformarsi e manifestarsi sempre più in una crisi complessiva che ha colpito le istituzioni, che ha portato ai lutti e ai disagi che abbiamo dinanzi ai nostri occhi. Crediamo tuttavia che insieme i cittadini italiani e i toscani in particolare abbiano potuto rilevare quale sia l'importanza di una solidarietà fra tutti, di un impegno complessivo per il superamento di questa fase così delicata per il nostro Paese. Come Presidente della Giunta regionale desidero in particolare dire che noi siamo impegnati
a realizzare nel corso del 1979 una serie di impegni che dovranno rappresentare il completamento politico e legislativo di 3 anni di attività del Consiglio e della Giunta regionale. Presenteremo in particolare, fino alle prossime settimane, il programma regionale di sviluppo, documento intorno al quale ci auguriamo che il dibattito di tutta la società toscana si possa realizzare, in modo da far sì che una proposta della Giunta diventi documento e impegno essenziale di tutta la realtà regionale. Abbiamo poi altri appuntamenti significativi, ma mi voglio per ora soffermare solamente su quelli che hanno un'importanza diretta e immediata nei confronti della popolazione toscana. L'attuazione, per la parte di competenza regionale, che è essenziale, della legge sanitaria che è stata nei giorni scorsi approvata dalle Camere, l'attuazione nella sua concretezza di quel piano decennale della casa che vedrà il suo decollo a partire anch'essa dalle prossime settimane e che dovrà fornire finalmente una risposta adeguata e programmata alla richiesta di case che è sempre più impellente da parte di tanti cittadini della nostra regione come delle altre regioni. Ai militari di tutti i gradi delle forze armate e dei corpi armati, ai mutilati e agli invalidi di guerra, ai combattenti reduci, alle famiglie dei caduti di Firenze e della regione militare tosco-emiliana, esprimo il caldo augurio che il 1979 possa apportare a loro e ai loro cari serenità e benessere in un'atmosfera di reciproca comprensione e fattiva cooperazione tra tutti i cittadini. In questa occasione desidero anche ricordare ai cittadini l'opera preziosa svolta dai loro giovani figli in servizio di leva e dalle forze di polizia in favore della collettività in moltissime circostanze di calamità naturali e da salvaguardia delle libere istituzioni da tentativi di eversione. Ricordo solo alcuni interventi di maggior rilievo, quale quello per l'alluvione di Firenze, il terremoto del Friuli, il crollo di ponti stradali e ferroviari e attuale il servizio di sicurezza sulla tratta ferroviaria Bologna-Arezzo, servizio nel quale sono stati impegnati reparti delle brigate Friuli e Trieste e sono ora impegnati reparti della brigata alpina orobica, i cui soldati hanno accettato di trascorrere le ferie lontane dai loro cari per sventare eventuali tentativi di sabotaggio. A questi bravi soldati della montagna va l'augurio riconoscente mio e sono certo anche di tutti i cittadini. A tutti buon anno. Si chiude l'anno 1978, un anno veramente denso di storia. 3 pontefici si sono avvicendati alla guida della Chiesa come un'invocazione, come un ammonimento, sempre più insistenti si sono fatte le voci per la difesa dei diritti dell'uomo. È cresciuto il disagio nel terzo mondo, le inquietudini nel Medio Oriente e ultimamente nell'Iran. E ancora in pieno svolgimento
la raccapricciante tragedia del Vietnam. In Italia il contrassegno più evidente nella vita sociale è l'accrescimento della violenza, la disoccupazione e l'insicurezza dei giovani, i sequestri di persona, la drammatica morte di Aldo Moro. Non è un'analisi pessimista, purtroppo. Queste cose sono avvenute in quest'anno. E che cosa ci porterà l'anno nuovo? Non ci verrà incontro con un canestro di doni gratuiti. Noi stessi costruiamo gli avvenimenti, costruiamo la storia del nostro tempo. All'inizio del nuovo anno siamo come a un crocevia. Tutti i fiumi vanno verso l'oceano, dice un poeta indiano. Lungo il corso l'acqua si divide in letti differenti, ma è sempre la stessa acqua. Andate verso l'oceano. L'umanità è una, anche se divisa secondo l'età e le razze. Ogni offesa ad un uomo è un'offesa all'umanità. Ogni gesto d'amore è arricchimento di noi stessi. È l'augurio che vogliamo farci, amarci veramente. Basta guardarsi attorno, c'è sempre l'occasione di dare una mano. Il 79 è programmato dalle Nazioni Unite come l'anno internazionale del fanciullo. È un'occasione questa e una responsabilità. Firenze nella sua storia ha pagine splendide a salvaguardia dei fanciulli. Basta pensare all'istituzione dell'ospedale degli innocenti. I fiorentini sono coerenti per la salvaguardia dei valori maggiori e li vediamo oggi impegnati nella difesa della vita fino dal suo nascere. È un atto d'amore e di giustizia. È il riconoscimento del maggiore diritto dell'uomo, il diritto alla vita una volta iniziata. Ed è un dovere per tutti la difesa dei più deboli e degli indifesi. È la legge naturale che ogni uomo porta scritta nel cuore e che è base e verifica di tutte le altre leggi della convivenza civile. Rispettare questa legge vuol dire offrire agli altri, specialmente ai più deboli, la possibilità di realizzare se stessi. Tutto ciò che gli uomini compiono allo scopo di conseguire una maggiore giustizia, una più estesa fraternità ed un ordine più umano nei rapporti sociali ha più valore dei progressi in campo tecnico, leggiamo nei documenti del Vaticano II. All'augurio di giustizia uniamo quello per la verità. È una delle aspirazioni più forti e delle rivendicazioni dei giovani, l'autenticità, la ricerca della verità. È un'attesa da non deludere e una scoperta da rispettare con la coerente testimonianza delle proprie scelte e con la realizzazione del diritto ad un'informazione e una comunicazione vera, integra ed onesta. La verità ci rende liberi. È il segreto della libertà, come la pace è la conseguenza della giustizia. Invecchiano le nostre culture, dice Fulton Sheen. I nostri calcoli statistici, le nostre teorie, ma l'amore non invecchia mai. Amarsi veramente è l'augurio che faccio a tutti i fiorentini e a tutte le loro famiglie. Buon anno.